Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema all'avvio di Starfield. Ovviamente in questo video ti farò vedere come risolvere il problema e alcuni consigli prima di scaricare, prima di comprare il gioco. Quindi in questo caso andremo prima a risolvere questo errore, tipo per esempio se cliccate sul gioco e il gioco non si apre. E se l'avete su un hard disk, aspettate un po' perché il mio gioco sta sull'M2, quindi la schedina che si mette nella scheda madre. Quindi a me ci vuole tipo 15-20 secondi per avviarsi. Se in questo caso si avvia e sta in gestione attività, quindi il gioco è in esecuzione, però il gioco non si avvia, terminate l'applicazione. Se non dovesse andare, andiamo su Apri percorso file del gioco, andare direttamente su Applicazione, mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità, disabilita ottimizzazione schermo intero, esegui questo programma come amministratore e su modifica impostazioni DPI elevati, metti su questa spunta, apro questo programma e fate ok. Lo fate su tutti gli utenti. Questo no, questo e questi due qua, e fate ok, e fate applica e fate ok. Ovviamente, se in questo caso avviate il gioco e vi escono degli errori riguardo alla mancanza di file DLL, c'è un sito che offre ottimi DLL da aggiungere nella cartella di System 32. Quindi, per esempio, cercate il vostro file DLL, una volta scaricato, lo andate a mettere direttamente in questo PC, disco locale, Windows. Scendete fino a giù, fino a trovare la cartella System 32 per i sistemi operativi a 32 bit e per i sistemi operativi a 64 bit. Quindi, se non sai che tipo di sistema operativo hai, vai su tasto destro sopra qui. Sistema tipo sistema operativo a 64 bit. Quindi quello che io devo fare è aggiungere il file DLL in questa cartella. Ci clicchi sopra. Una volta scaricato il file DLL, lo metti qua dentro. Poi un altro consiglio che vi posso dare è che prima di scaricare o comprare e scaricare il gioco, c'è l'applicazione Can You Run It che ti dice se puoi supportare questo gioco. Come potete vedere, la percentuale è superata, solo il 30% delle persone possono supportare questo gioco. È un gioco veramente pesantissimo. Quindi andate su Campo Stellare, che sarebbe Starfield. A me dice che non posso avviarlo, non ho i requisiti minimi e né consigliati. Dice che la scheda RAM video dedicata ne servono 8 GB e io ne ho 6. Il fatto è che io il gioco lo posso avviare. Ovviamente io il gioco lo posso avviare perché qua su minimo chiede 6 di GB di VRAM e no 8. Invece su quest'altro sito, se vado a mettere il Ryzen 5 3600, faccio compare. E come potete vedere, io il gioco lo posso avviare. Sulle specifiche consigliate non posso avviarlo perché serve un buon processore, però sul minimo posso avviarlo. E farò tra i 40-35 FPS. Già, gli FPS sono veramente pochissimi, quindi se io adesso vado a cliccare Starfield, come potete vedere, come ho detto prima, ci clicco sopra, aspetto una decina di secondi e il gioco si avvia. Ok? Si è avviato. Ed eccolo qua. Poi
Poi, se avete altri problemi riguardo a Microsoft Visual, ci sono i siti Microsoft Visual C++, che potete scaricarli direttamente da qui, quindi ARM 64 per 86 per 64, voi scaricateli tutti e installateli tutti. E poi un altro driver che vi potrebbe servire è questo qua. Runtime DirectX, ed eccolo qua. Quindi se tu hai riscontrato altri errori su Starfield, scrivilo nei commenti, vedrò di aiutarti in un'altra guida. Ovviamente, se non sai che tipo di scheda video hai, tu vai sulla barra della ricerca e scrivi DXDiag, ti aprirà questo pannello, uno di visualizzazione, e qui c'è scritto 1660 super, memoria di visualizzazione, VRAM 5980. Possiamo arrotondarla a 6 GB di RAM per la scheda video. Invece, per quelli che non sanno che tipo di processore hanno, vai su System Information, processore AMD Ryzen 5 3600, il mio. Questa è la memoria fisica installata, RAM 16. E per vedere che tipo di sistema operativo hai, su sistema Windows 11 Pro, il mio. Grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.